rapporti privilegiati con la Camorra, un canale preferenziale tra esponenti della politica locale e il boss della NCO Antonio Pignataro. Questo quanto è emerso nella nuova udienza del processo Tutta un'altra storia, grazie alle rivelazioni rese dal colonnello del ROS Gabriele Mambor. Le figure e i legami con Pignataro dell'ex consigliere comunale Carlo Bianco, del poi candidato alle elezioni del 2017 Ciro Eboli, sono state raccontate minuziosamente. Il processo ora sta entrando nel vivo per scoperchiare definitivamente il quadro degli intrecci tra politica e criminalità organizzata locale. Bianco, difeso dagli avvocati Andrea Vagito e Rino Carrara, e l'ex candidato al Consiglio Ciro Eboli avevano con il boss della nuova Camorra organizzata Pignataro costanti contatti. Informazioni che Bianco doveva fornire per cercare di ottenere una manciata di voti in più. Bianco avrebbe dovuto fare pressioni poi sul sindaco di Nocera Inferiore Torquato per l'approvazione della famigerata delibera che avrebbe permesso la costruzione di una struttura di accoglienza a Rione Montevescovado. Durante l'udienza di ieri, il rappresentante delle forze dell'ordine ha sottolineato come Pignataro, chiamato dagli indagati in questione con l'appellativo di zio, venisse informato da Eboli, attraverso Bianco, su tutti i movimenti politico-amministrativi che gli potevano essere utili. Bianco, tra l'altro, era solito contattare per queste situazioni anche l'ex sindaco di Nocera Inferiore Antonio Cesarano, seguito e difeso dai legali Annalisa Califano e Massimiliano Forte. Dunque, in questa storia sta emergendo a grandi linee quello che è il nocciolo principale della questione, ottenere cioè voti in cambio di favori, che dal punto di vista della giustizia può significare scambio elettorale politico-mafioso, con Eboli, Bianco e Pignataro protagonisti principali della vicenda. Clamorosi anche i richiami alle parole di Bianco pronunciate nei riguardi del vescovo. Lo butto giù, avrebbe detto, dopo che sia Monsignor Giudice che il sindaco Torquato avevano cominciato a informarsi sul progetto della casa famiglia. Tanto che Carlo Bianco aveva tentato di farsi delegare dal primo cittadino per cercare di incontrare in via ufficiale il vescovo, che mai si sarebbe incontrato con Torquato per discutere della situazione. Il colonnello del ROS ha anche raccontato delle telefonate di Bianco a Cesarano quando seppe della candidatura autonoma di Eboli, che nei fatti metteva in chiaroscuro la sua posizione. Insomma, l'approvazione di quella delibera avrebbe risolto tutto per Bianco e Pignataro. In realtà la non approvazione ha provocato il terremoto, portando alle indagini, all'inchiesta, al processo che ora proseguirà il 6 giugno prossimo con una nuova udienza.